favorita dopo domani. Però è anche vero che la Virtus Entella non ha fatto punti con le squadre che la precedono in classifica. È un po' un paradosso. È vero, però diciamo che i due pareggi in casa, soprattutto contro il Casale, Sì. contro il Treviso, sono stati clamorosi. Anche con Sì, la due Pro partite che meritava di Patria. vincere, Anche anche con la con Pro la Pro Patria. Patria. Li ha proprio buttati via. Conoscendo Giampaolo, che è un professore di matematica, avrei pensato che diceva per la legge dei grandi numeri, Una cosa, scusa se ti interrompo, ma una cosa che secondo me è assurda, e devo dirlo, è come si debba giocare di mercoledì una partita del genere, come questi turni infrasettimanali che ci sono stati quest'anno in Lega Pro. Non so se li hanno visti prima, hanno scelto apposta, perché ogni volta che si giocava di mercoledì c'era un big match. partito. Per esempio c'era stata Casale Treviso l'andata, quando erano tutte e due prime in classifica, si è giocato di mercoledì alle 2:30 del pomeriggio, che comunque insomma la gente ovviamente non ci va allo stadio, già ci lamentiamo che gli stadi sono vuoti, se poi mettono questi turni infrasettimanali, insomma. È vero che ci sono le vacanze pasquali e tutto il resto, però da che mondo è mondo i campionati professionistici hanno sempre giocato il sabato di Pasqua, quindi secondo me se si fosse giocato sabato di Pasqua si sarebbe anche potuto avere un comunale stracolmo. Credo che si riempirà lo stesso mercoledì, ma non come si sarebbe potuto riempire se si fosse giocato di domenica o di sabato. Sì, tra l'altro questo è un campionato professionistico in Serie D che è ancora un campionato dilettantistico, almeno per quanto, come nome. I turni infrasettimanali sono stati tantissimi, quindi è un po' un No, controsenso ma è contro la assurdo. federazione. Poi ripeto, poi quello magari anche per sfortuna, però in tutti i turni, Sicuramente per sfortuna. no, però in tutti i turni infrasettimanali che sono stati decisi a priori c'è sempre una partita di quelle da prima in classifica. Cioè, mi sembra che ci siano stati nel girone di ritorno, in 3 turni infrasettimanali, 3 scontri al vertice, prima contro seconda. E cioè, questo è ammazzare lo spettacolo di questa Lega Pro. Già ce n'è poco perché comunque non è un campionato di altissimo livello, però insomma, se poi prendi queste scelte qua, sicuramente così lo ammazzi. Claudio, due parole sulla Virtus Entella. È una squadra che a livello societario è strutturata come se fosse, diciamo, anche da Serie B. Anche perché pare che l'obiettivo sia quello, Io poi. non vorrei, ma io penso che l'Entella, se Gozzi continua su questo, beh, è uno che non fa mai il passo più lungo della gamba. Il dottor Gozzi è veramente una persona Professore. competente, è un professore universitario, quindi fa le cose con fa le cose con consistenza, e secondo me la Virtus Entella, se non è quest'anno, l'anno prossimo, comunque prima o poi il salto di categoria e di qualità lo farà. Poi d'altronde ci sono delle squadre tipo Cittadella, Ascoli, che giocano, Nocerino. Nocerina, che giocano in Serie B, perché no? Perché non può giocare la Virtus Entella? Anzi, sarebbe una bella soddisfazione per la città di Chiavari innanzitutto, ma si potrebbe vedere passare da Chiavari i giocatori che poi un domani potrebbero sfondare nella Serie A, e chissà, no, perché è vicino a Torino, vicino a Milano, vicino a Genova, quindi giocatori che di spessore potrebbero rimanere qua sotto gli occhi vigili dei dirigenti delle squadre che pesterebbero i giocatori. Tra l'altro Gozzi ha sempre visto come modello l'Albino Leffe o il Chievo Verona, insomma, che sono realtà Ma comunque. guarda, c'è da dire che allora, intanto se si farà sta benedetta riforma della C unica, che dovrebbe essere non per la prossima stagione ma tra due, ma con la situazione economica che c'è potrebbe già essere anticipata alla prossima stagione, quindi in una C unica il salto verso la Serie B potrebbe essere già da provare l'anno Più prossimo. facile. In più, se non si facesse la C unica, tante squadre falliranno di nuovo quest'estate, e quindi nei criteri di ripescaggio io credo che l'Entella sia tra le prime. Oltretutto, se si qualifica, toccando ferro, se non si qualifica per i playoff, però sarebbe una delle prime nei criteri di ripescaggio, per la classifica, ovviamente per le garanzie economiche, per il bacino d'utenza, per la storia, ce l'avrebbe tutte. Quindi io credo che, insomma, puntare alla Serie B potrebbe già farlo la prossima Anche stagione. se lo stadio non è idoneo per la Serie B. Diamo tempo, stanno facendo dei lavori. L'altra Ricordiamo gradinata, che il comunale è stato sì. ristrutturato, stanno mettendo la nuova illuminazione, Il tabellone luminoso. tabellone luminoso accanto alla gradinata est, insomma. Lavori li stanno facendo. Sì, i lavori li stanno facendo, bisogna dare anche tempo, poi insomma, non è che si possa fare subito il salto in No, no, Serie no, ma B, poi non è nello stile di Gozzi, no? Io mi piaceva quello che diceva anche Claudio. Gozzi è uno che ha sempre cercato di programmare un po' sul discorso in piccolo che facevamo per la Lavagnese.
Io mi ricordo quando era salita dall'eccellenza alla Serie D, ha fatto il primo anno di Serie D non andando ai playoff e secondo me poteva tranquillamente arrivarci quell'anno lì. Secondo me è stata proprio una scelta di scuderia, no? Quella di non puntare poi ai playoff per assestarsi nella categoria e poi provare il salto l'anno dopo. L'anno dopo non ce l'ha fatta perché c'era quel Savona di Iacolino e poi ha avuto sfortuna in quei playoff e persi poi nella semifinale contro il Casale. È stata ripescata, però comunque ha questo modo di programmare le cose che è assolutamente il modo più esatto. Come l'anno scorso in Lega Pro non si è subito fatti grandi proclami, si è puntata a una salvezza che poi è arrivata in maniera forse un po' più problematica di quello che si era preventivato. Però comunque è arrivata la salvezza, un anno per assestarsi e poi quest'anno provare a giocarsi le prime posizioni. Oltretutto, mi ricollego, l'Entella l'anno scorso si è salvata con 31 punti. In classifica e quest'anno guardiamo 31 punti chi c'è in basso, c'è nessuno. Quest'anno la quota salvezza sarà 46-47 punti, quindi questo per fare una differenza sui due campionati. Ecco Simone, tu dicevi che il campionato di Lega Pro non concede molto allo spettacolo, quindi più che un campionato tecnico, è un campionato Ma fisico. no, perché lui guarda sempre il Savona, e il Savona gioca in quella maniera, quindi capisci bene che è normale che per lui la Lega Pro quest'anno non abbia tanta qualità. Non perché la squadra del Mister del Savona non giochi, però la caratteristica fisica è la caratteristica determinante per il Savona, se non sbaglio, Sì, Simone. no, quello è sicuramente vero, sono abituato, l'avete visto anche voi quando è venuto qua a giocare il Savona Chiavari, che è stata una battaglia sotto tutti gli aspetti. No, secondo me c'è poca qualità rispetto a quello che ci si aspettava, nel senso che a inizio campionato leggendo un girone con Mantova, Treviso, Cuneo, Rimini, squadre del genere, uno poteva pensare che questo qua era un campionato di altissimo livello. In realtà tutto questo alto livello non c'è, anche perché vediamo giocarsi playoff, quindi la promozione, squadre come Sant'Arcangelo, come Poggibonsi, che sono squadre sicuramente che hanno un'ottima struttura societaria, quindi non hanno problemi finanziari e tutto il resto, ma non hanno dei giocatori che facciano la differenza, non di quei giocatori che ti rimangono impressi. Sono delle buone compagini, sono delle belle realtà ed è forse questo il segreto per fare bene in questo campionato. E in piccolo il Savona, visto perché lo seguo, è un esempio. Savona è una squadra che tecnicamente ha poco, ma veramente poco, ha pochi giocatori, però è una squadra compatta, un gruppo compatto, molto fisico e fanno le loro fortune giocando questo tipo di calcio. Nini Corda è rimasto un po' infastidito della vittoria del Mantova a fine partita. Sì, un pochino. So che ti ha Assolutamente. chiamato, insomma, per sapere i risultati quando ho saputo che Savona è l'ultimo. Non ha avuto una bella Una bella reazione, reazione quando insomma. Mantova ha vinto. Al 90esimo l'ha vinto. 91esimo, sì, il gol di Franchi al 91esimo è un po' inguaiato perché appunto ha alzato la quota salvezza di cui parlavo prima, insomma, ovviamente io seguendo loro poi sono molto attento a quello che Ci dici succede in cosa ha basso alla detto? Ha detto classifica. caspita, eh? Detto diciamo una cosa che su Telepace non si potrebbe dire. Però su Internet TV si potrebbe anche dire, ma vabbè, vediamo un po'. Giampaolo, sei d'accordo con Simone sul giudizio sul campionato che magari non è poi così bello? Guarda, ti dico la verità che tante partite belle come abbiamo visto quest'anno al Comunale difficilmente le rivedremo. L'Entella ha fatto tante partite Sì, quello di... spettacolari e valevano davvero il prezzo del biglietto, se non di più. E soprattutto i pareggi che citavamo prima in casa contro le migliori della classe, che erano delle vittorie mancate, hanno alzato ancora la bellezza di queste partite. In trasferta è stato un andamento un po' altalenante. Poi c'è Elisa, che è una grande tifosa dell'Entella e può completare il mio ragionamento. Sono d'accordo con Giampaolo. L'ho vista poco l'Entella, però lui mi relaziona sempre dopo la domenica, dopo la alla fine della partita. Secondo me, ora io ho intervistato una volta Gozzi e è sempre molto abbottonato, cioè non si Sì. scompone mai, dice sì, andremo nei play-off a vincere. Una volta si è Però sì, sbottonato con Giampaolo. però secondo me è giusto credere in quello che sta facendo, quindi secondo me si giocherà fino alla fine l'entrata nei play-off. L'Entella comunque è un organico che io non lo dico per cosa, un organico che dovrebbe essere tra le prime tre nella categoria, parliamoci, L'ha detto perché anche Coda prima del derby contro infatti l'Entella. lui è un Bolzano. No, no, beh, no, sembra che io poi sia io, ricordo che ho radici qua a Chiavari Sì, non perché mettere insomma. le mani No, no, avanti, no, no, dai, ricordo il tuo che radici qua a Chiavari. Il mio ragionamento. ragionamento è quello che comunque quando hai un potenziale offensivo con Rosso, Lazzaro e Lenzoni, che sono tre giocatori che giocherebbero titolari in qualsiasi squadra della categoria e farebbero
tanti gol in qualsiasi squadra della categoria. Io credo che solo il Cuneo abbia davanti nel reparto offensivo un potenziale offensivo del genere, con Varricchio, Fantini e non Sentinelli, un altro non mi viene il nome comunque, cioè alla fine credo che come potenziale l'Entella è una squadra che veramente potrebbe essere tra le prime tre, ma non per ripetere quello che ha detto Corda, perché è vero. Perché poi ci andiamo a prendere un caffè al bar Entella io e te adesso dopo la trasmissione, vediamo un po' come siamo accolti. No, ma io ripeto, qua a Chiavari ho tanti amici e sono molto legato. Avevi tanti amici. Adesso, probabilmente ti avevo ricordo tanti che amici. Siamo con la tua macchina anche. No, sono molto legato ai biancocelesti, per questo non vuole essere una critica, assolutamente. Nicola Entella sicuramente ha un organico assolutamente di primordine, dalle prime quattro, diciamo così, non credo che ce n'abbia possibilità. Il Rimini, che uno si riempie tanto la bocca a parlare del Rimini, il Rimini ha preso De Gano poi a gennaio, che è il giocatore forse più rappresentativo, altri giocatori non ne ha Rimini. Infatti, cosa sta facendo? Ha fatto un girone d'andata molto, molto buono per i punti che ha totalizzato, poi però nel girone di ritorno sono venute fuori le lacune che aveva e adesso ha vinto una partita nelle ultime sette. E comunque non è in questo momento nelle prime tre, perché le tre partite in casa che meritava di vincere contro Casale, Treviso e Propatria ha racimolato tre pareggi, adesso avrebbe sei punti in più e sarebbe in lotta per le prime due posizioni, quindi è stata anche un po' sfortunata in casa, poi sicuramente ha le sue colpe perché certe volte si è fatta raggiungere in maniera un po' inaudita, però quei punti lì adesso pesano. Cioè Villagatti dove ha giocato? Musso dove ha giocato? Volpe dove ha giocato? Lazzaro cosa ha fatto in queste categorie? Cavolo, questi qua sono giocatori che hanno un curriculum che non so quanti ce l'hanno nelle altre squadre. È quello che mi voglio riferire, non vuole essere assolutamente una critica a nessuno, anche se poi ho una mia teoria per l'Entella. Però beh, dillo, dai. No, io non... Poi potrebbe essere che poi viene fuori che io veramente sia un cordiano, tutto quello che è, però insomma tante volte in queste categorie si sbaglia nel diciamo, prendere giocatori e non considerare tanto l'allenatore, no? L'allenatore è importante in queste categorie. Io non voglio dire che Prina non sia un allenatore da Virtus Entella o roba del genere, assolutamente. Prina sta facendo un ottimo lavoro anche perché l'Entella in casa è una delle squadre che ha rendimento più alto. La miglior difesa interna, ha fatto 32 reti in casa, penso che non l'abbia fatta nessuno e quindi sicuramente è un ottimo allenatore e sta facendo un bellissimo lavoro. In Lega Pro dico che gli allenatori fanno la differenza. E di allenatori in Lega Pro ce ne sono tanti. Giampaolo invece dice che è un ottimo tecnico. Sì, per me Luca Prina è un tecnico validissimo e ha sicuramente un'ottima rosa, però tante volte non è facile arrivare nelle prime posizioni, ti dico. Secondo me è stata anche un po' sfortunata quest'anno l'Entella, pur ripetendo che sta facendo un campionato ottimo, però con un pizzico in più di fortuna in questo momento sarebbe al terzo o quarto posto.